Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sono sempre, non ho mai che palle. Vai quanto va. Bisogna vedere la gara fra Rebby e chi è davvero più bello. Chi è più bellone? Ma porca vacca. Ma tra me e lei? Ah, tra me e lei. Se Lolli, se una villona. Com'è la Lolli? Facciamo un quiz. Vai. Come la vedi? Vai, vai. Dai, vai. C'è un vero billone qui. Sì, no, lei è billone. Sì, lei è billone. Vai, vai. Fammi delle domande. Sì, vai. Billone. Vai. Quanto billone sei? Allora. In base a cosa dici? Che è del tipo della scultura. In base a... Like people vai, vai, vai. Are like full of tattoos or full of piercings and stuff. Like people are like... No, it's, no, it's non a taboo, sono visti bene. So. Okay. Ma anche, per esempio, le persone... se posso dire... Tatuaggi? Tatuaggi? Tipo Steven Basalari di like, Albania? Just if you're full of them, like... It's a taboo, I think. I don't know, maybe I live anche in like... Maybe I live in Mali. Non vuoi fare quel kick off perché non è che mi no, no, dio, vabbè, Albania. Ora che c'è stato il Gay Pride, le persone non sono visive. La nostra unione che fa... Esplosivi. Si vede e si sente, ok. Non si vede niente, non si sente niente, si vede male. Vabbè, adesso si deve riaccendere la luce, ragazzi. Vabbè, vedi. Intanto è partito il wifi. Vabbè, tanto ormai... Ma... Oh! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Bene, bene, bene. Ok, ci siamo. Io. Ci siamo. C'è. No! Non so se avete visto quello che ho visto io. Non so se avete visto quello che ho visto io. Forse non si è visto quello che ho visto io, cazzo. Vero? Dai profumo? Almeno quello lo puoi dire, sono un proprio di uomo. Ah, c'è il profumo, ragazzi. Allora, fanno le uova, l'ecosistema è perché... Sono serio? Ma sì, da... Guarda che come si chiama? Stai attenta ragazzo? Quando caghi ad aprire le finestre, perché sennò ti mandano i moscerini. Come si chiama questo ragazzo? Fernando Bavesi. Bavesi Mosca. I don't trust him. Beh, non è una notizia del dark web. Ah, sì. No, non la trovi sul web normale, ma perché è una cosa che cioè, è andato ovunque nei giornali rossi. Ho cambiato nome. Sì, assolutamente. No! Ma come fare così? 3-2-1, coglione! Cioè. Zita! Ah, scusami. Scusami. Vai. Ho vinto! No, no, no. Aspetta. Vai, dammi la mano. Dammi la mano. Dammela. Molto fico. Cos'è della VAR? Cosa la VAR? È perché stanno giocando lì alla... Ci sono le partite in corso, quindi hanno chiamato la VAR e scrivono appunto VAR. Che partita c'è, scusa? È il Newcastle, che è appena arrivato Tonali, il giocatore del Milan. Da poco è stato preso dal Newcastle, sta giocando già una nuova partita e ci hanno chiamato la VAR, quindi il pubblico okay. È molto, molto emozionato. E, ma altri sport che ti piacciono? Like just football. Ma veramente? No, scherzo. Minchia, brutto però. Però ogni tanto lo penso. Perché sei un po' cringe. Ma io sono una persona normalissima, cioè non. E boh, appena siamo stati qua mi parlate di mangiare la merda. Sì, adesso però non parliamo più perché il cibo è arrivato. No, invece ti sta bene, dovrei continuare a parlarne. Tipo se mi mangio una fetta della tua pizza. Che non capisci un cazzo di italiano! Sì, sì, I understand it all. E lo parla anche un po'. Sì. Pochino. Yeah, only if like I get paid for it. Ah, solo se mi cioè, ti pagano per fare. I'm joking. Devi pagarla oggi. Devi pagarla. Ah, donna, tranquilla. It's okay for you. You're a friend. Sì, sì, sì. It's okay. Friend pure per lei. Ho già due in un secondo. Vabbè, comunque. Allora, loro sono cugine albanesi. Parli italiano, cazzo è cherry picking? Parli italiano. Vabbè, ma impegnati un po', voglio dire. Non prendere solamente quello che fa comodo alla tua narrazione. Ti piace con questa perifrasi italianizzata? Tutto questo qui. Io ti ho spiegato una cosa molto semplice, che persone come noi non vengono assunte in altri posti di lavoro, anche se hanno le stesse competenze. Vedi, per esempio... E non è... hai fatto una scelta, non vedo qual sia il problema. Però è una scelta che ha ingiustamente queste conseguenze. No, perché? No, perché ingiustamente? No, però per dire, io non potrei andare. Non avrei tirato per questo argomento da sola. No, io ti ho fatto una domanda molto più leggera. Non è vero, mi hai detto cosa non mi piace l'altro. Sì, potevi dire, ma non mi piace il liquido seminale degli uomini. Posso dire. Cosa cambia? Sembra sbarare.
proprio. Però cioè, io sono schizzinoso. Se ti fa schifo ora, madonna, non ti meriti proprio niente. Ma non è calda. È calda sì, infatti sto aspettando per questo motivo. No, posso fare una roba che io davvero faccio sempre? Cioè, non è una gag. Quando la tetta, guarda, vedi che non mi lascio quel segno. Ok, mi spiace davvero tanto. Non toccarmi la tetta, non l'ho toccata, non lo farei mai. Comunque, ti faccio esattamente quello che ti ho fatto. Chiamami, fa finta che sono Nameless. Gran! Ciao! Dicevi, se non è cringe! Ma che cazzo devo ma dire? Ma tu sei l'ultima persona che ti fa... Ma perché sono fatto così? Perché sono un sociopatico? Bisogna stare attenti, cioè ci sono tante accortezze da prendere. Tu le prendi? Sì. Anche quando caghi il spruzzo? Soprattutto. Vedi che ti capisco al volo. Questo è un numero da 1 a 5, l'hai pensato? Sì. 3? No. 5? No. È 2? Sì. Vabbè, se, dopo 3 su 5 le hai provate. Questo è un numero da 1 a 40? Ce l'hai? 23. Però lui è no, sì, no, guardi sempre in basso, senti, smettila. Però scusami Cristina, ma dove cazzo, cioè non c'è una faccia, c'è una faccia. Certo, è sotto, hai altre due facce, cosa ti devo dire? C'ho altre due facce, no, teste, ho capito. Ma sono coperte intanto. Ho capito. Non ti stanno guardando, tu non le guardare. No. Non guardarle! Scusami, scusami, lo so, non voglio risultare rispettoso in nessun modo, cioè ti giuro. Ho fatto cene anche con... Cioè, non è la prima volta che vado a cena con una ragazza, vorrei specificare questa cosa. Smettila di guardare. No, prima le donne si siedono. Ma magari mi dovresti sistemare la sedia. Ma va, fa culo, si è andata da sola. Ma già, allora già non ci siamo. Vai. Già non ci siamo. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Ma smetti di guardarmi le tette? No, non sto guardando. Hai guardato, ti hai visto. Ah vabbè, ci sta. Gli occhi sono fatti per guardare, no? La bocca per parlare. Trolliamo un attimo tutto, poi iniziamo a fare le nostre okay. cose. Vediamo se si sente tutto. Ok, perfetto, dovrebbe sentirsi. Scrivete tutti Tommaso Donadoni, se sentite, per favore. Grazie mille, gentilissimi ragazzi, come al solito. Porca vacca. Allora, aspetta che riesco, mamma mia, il pixel. Grazie mille. Prego. Ma... Grazie. Spacchi. Grazie mille, grazie mille. Ciao. Il manager. Dicevamo. Eccoci qua ragazzi, eccoci. Allora come va? Bene, bene. Oh, sei ieri... No, sono milanista. Però ieri ho trovato un modo per non star male e cambiare squadra perché ha vinto l'Inter. Hai switchato l'altro? Sì, è facilissimo. Forza Inter, avala! Forza Inter, avala! Vabbè. Bene, bene. Niente. Vabbè, dai. Com'è così buio oggi? Un secondo, scusami, arrivo subito. Tu intanto saluta. No, è adesso... No, è borderline. Sei oh borderline. Mio Dio, voglio che questa ce la finisca. No, veramente. Perché? Ma perché fai delle battute, cringe? No, pensavo fosse Alice in Borderline. Ho sbagliato a parlare. Davvero, non era una battuta. Ok. Ma se la serie TV la conosci, no? Non lo so. Devo vedere quanto faccia mi entrava nel bicchiere. Cioè, e poi sei tu che vuoi che finisca la cena?